Non esiste nulla di simile ad una vittima. Ognuno è vittima solo di se stesso. Vivere spiritualmente significa concepire tutti gli orizzonti, posti dinanzi all'intimo nostro da tutte le situazioni vissute, contemporaneamente. La volontà è la forza che sorregge l'intenzione. La volontà è una vibrazione che attraversa i piani di esistenza, mettendo in movimento via via le materie dei vari piani, fino a far sì che il movimento della materia arrivi a manifestare l'intenzione. L'uomo di media evoluzione fugge i momenti di riflessione, così ristagna nel suo vuoto interiore. Il cadavere torna alla terra come un vestito usato torna ad essere appeso alla stampella. Le tarme possono distruggere l'abito, come la terra riassorbe il corpo, ma il cadavere è ormai servito alla coscienza, che lo usava come veicolo nel piano fisico. Non si ottiene la liberazione in virtù dell'alimentazione, ma ci si può liberare, come per ogni mezzo evolutivo, in virtù dell'atteggiamento che si mantiene di fronte all'alimentazione. L'evoluto, ad esempio, può mangiare la carne o può anche non mangiarla, è lo stesso, perché per lui la carne non è importante.